Capitolo 12 Dead Space. Mi sa tanto che siamo alla fine. Il capitolo che dà il nome al gioco. Isaac, usa una piattaforma e porta il marchio sulla navetta. Sì, non comandarmi a bacchezza però, amorina mia dolcissima. Siamo sulla colonia. E non è assolutamente un posto sicuro perché sappiamo che qui è dove tutto ha avuto origine, quindi... Gran casini e grandi schifezze alienoidi pure qua. A me farebbe comodo un negozietto. Vabbè, sto pugno è totalmente inutile. Speravo fosse un negozio. Per là serve una batteria. Oh, che mi sono dimenticato. Ma non mi ci faceva fare niente. Appunto. Vabbè. Grazie, grazie per la presa in giro. Forse qui dentro troverò una batteria. Ciao. Non dovrei addentrarmi troppo. Isaac, devi riportare il marchio nella camera del piedistallo. Usa la piattaforma per portarlo qui e mettilo sul piedistallo. Rimetti a posto ciò che è stato preso e rendici di nuovo uno. Rendici di nuovo uno. Ma certo, mia cara. Tutto quello che dici è perfettamente normale. Ho due nodi. Siamo stavolta davvero sicuramente a fine gioco. Mi dice di andare lì, però non capisco. Quella è una batteria. Non ti azzardare. E vabbè. Quello era ancora vivo. Cominciamo con questi suoni. Non vi sparpagliate, per favore, restate così da bravi. Ancora. Madonna, quanto vi odio. Dov'è la mia fidanzata che non esiste?
Che fine ha fatto la batteria? Ah, ok. In realtà qui dovrei metterci il come si chiama prima, dal carico. Ecco, forse perché sì, capito. Adesso ti va bene? Sì. Da sto coso provengono bisbigli tipo domenica in chiesa. Il marchio. Sono sospettoso. Secondo me hanno tradotto male in italiano. Non so com'era in inglese, ma marchio per questo coso mi sembra un termine non molto sensato. Cioè, forse in inglese sarà stato mark nel senso di segno, simbolo, ecco, in quel senso, con quel significato. Però chiamare sto coso marchio non... Boh, mi sto perdendo in congetture comunque. Andiamo avanti. Portello inferiore offline, ma qua me l'ho bloccato. Ah, però posso entrare per di là, ma anche lì è bloccato. Posso spostarlo ancora pure se lì c'è un cortocircuito? A quanto pare sì. Controlli portello offline. E dai, che vuol dire? Non è ciò di cui ho bisogno. Ok. Simboli, qua la gente. Ah, caspita, ho appena usato un pack di stasi, ma dai. La gente qua è ammazzita di brutto. Ok, ho capito perché hanno messo la stasi. Ormai non so neanche più che senso abbia raccogliere le risorse. Non ho comprato poi così tanti colpi in realtà.
Meteorite presenti in zona. La sicurezza è stata allertata. Purtroppo per me non sono ignote quelle forme di vita biologiche strane. Ancora. Ancora. Oh, che stanchezza. Avevo intenzione di dirlo a fine let's play, ma boh. Tanto dobbiamo ancora fare sto pezzo di puzzle, quindi tanto vale dirlo già adesso. Regà, questo gioco è ripetitivo. Attenzione, mi è piaciuto. Ho passato comunque un po' di bei momenti. A quanto pare devo scendere. No, devo andare là. E spero sia stato lo stesso per voi. Però è eccessivamente lungo. Di solito c'è la convinzione che più un gioco è lungo meglio è, e questo è vero in teoria come idea generale. Il punto è che un gioco lungo deve essere ben fatto. Ah, qua un nodo. Ah, non ne ho, vabbè, chi se ne frega ormai. Cioè il gioco deve essere strutturato in modo tale che quella lunghezza tiene sempre interessato il giocatore. Qui siamo partiti con delle meccaniche interessanti. Anche vedete la cinesi, che può essere pure utilizzata in combattimento a volte. O la stasi. Cose potenzialmente interessanti. Il sistema di combattimento in sé, ogni arma ha due modalità di fuoco. Io non l'ho nemmeno utilizzate tutte. Però regà, si combatte troppo. Poi uno si stufa. C'è anche da considerare che le ambientazioni sono sempre le stesse. Di solito nei giochi si... No, dai, ancora, vedete? Che palle, basta! Stavo dicendo... No, no, finisco sto discorso, forse, se questi stronzetti sono d'accordo. In molti giochi si cerca di cambiare ambientazioni a volte per, ripeto, tenere sempre il giocatore interessato. È sempre positivo un rinnovo di scenario. Qui gli sviluppatori non avevano molte opzioni, molte scelte, perché il gioco si svolge per intero in una stazione spaziale. Hanno cambiato qualche texture in qualche... Ah, già. Hanno cambiato qualche texture... Adesso non me lo fa spostare. Tipo nella idroponica. Però alla fine l'ambiente è sempre quello. Pure questo magazzino, se ci fate caso, quindi... Uno poi si stufa. Cioè non dico... Oh mio Dio, si combatte ancora. Ma che pa... Vedete, cioè, basta. Basta, dai. Non dico che se un gioco cambia spesso ambientazione allora è necessariamente bello. Però è un piccolo dettaglio, una cosa che può aiutare, può contribuire. E qui non c'è manco sta cosa, quindi alla fine arriva un po' alla noia, anche se ripeto, le premesse di partenza, le meccaniche eccetera eccetera, prese singolarmente sarebbero
cose positive. Prima di andare là, vediamo che c'è qua. Ah no, questo è l'altro, sì. Tu come fai a sapere tutte queste cose, mia dolce Nicole, voce nella mia testa? Sì, sì, sparatemi, tanto ho talmente tanti medipack che manco la croce rossa. In realtà dovrei andare di là io. Ma qua che c'è? Ah, qua è sempre... Oh, lunga sezione pure questa. Quelli sono problematici perché posso ucciderli solo con l'arma al plasma. E questi hanno già spawnato una marea di testoline di cazzo. Questi hanno presi agli arti. Ma qui è sempre... Ah wow, ed è bloccato. Non posso neanche tornare indietro per acquistare munizioni. Ah, lì c'è un negozio. Non è che permettete... E dai, aspettate un attimo. Siate cortesi. No, eh? Ok, vi risparmio la seccatura che è stata sta parte. Li ho dovuti far fuori col mitragliatore in pratica. Per non avere più problemi di munizioni con l'arma al plasma, ne ho comprato un quantitativo che effettivamente è un po' demenziale. Magari avrei potuto prendere qualche medipack in più piuttosto. Però vabbè. No, qui è sempre sala operazioni, ma perché mi indica di andare qua per proseguire? E che bel posticino. Accesso a gravità zero. Anticamera della morte. Che c'è? Prurito al collo? Controllava la spina dorsale. A me non sembra un posticino sicuro, a giudicare da tutti sti corpi smembrati. Non mi ci fa andare. Ah, sarà bello incasinato sto pezzo allora. Non me ne frega niente di che cosa c'è, sono stufo di combattere francamente. Me ne frega manco più delle risorse. Dov'è che sto andando di bello? Stasi ce l'ho tutta.
sono qui per combattere, vengo in pace. Oh cielo, ora ho capito perché la stasi e perché tutti sti corpi smembrati. Questo pezzo è bello, mi sta piacendo. Qualcosa di nuovo e di diverso da tutti quei cacchio di combattimenti. Uscita da gravità zero. Posso ignorarti? Dimmi di sì. Non penso proprio, perché come faccio a trasportare il coso che si trova lì? Avrei dovuto trasportarlo prima, forse. Eh sì, devo farlo fuori, non posso portarmelo a passeggio. La buona notizia è che qui c'è la ricarica stasi, quindi posso... Ancora. Ah, sei ancora vivo? No, ok, era impossibile. A quanto pare non è stata una cattiva idea comprare tutte quelle munizioni. Non credo manchi molto alla fine ormai. Anche se è da un po' che lo dico. No, ma... capite cosa intendo dire? Ok, facciamo un pezzo del gioco dove devi fare sta cosa del puzzle, che trascini questo, alzi le piattaforme, le rallenti con la stasi e un po' di nemici ti mettono i bastoni fra le ruote. Ok, facciamo una sezione, facciamo poi una seconda, un terzo segmento. E bah, raga, che palle, questo è il quinto, il ventesimo. Ora sto esagerando perché sono scazzato, ok? Non è il ventesimo, ma... che fastidio! Indovinate un po', si combatte, wow! Mi dispiace se vi sto sembrando acido, perché sì, sono un po' inacidito per ora, non è una cosa assolutamente che nascondo. E non voglio chiudere la serie così, in modo negativo. Però io sono sempre genuino, cioè se una cosa mi scazza lo dico. Sto gioco bellino, ok, è del 2008, certe cose vanno perdonate. Certe cose sono molto originali, certe cose mi piacciono, l'ho sottolineato, spero l'abbiate notato. Però quando ce vo, ce vo. Sto gioco pecca di eccessivi combattimenti. E non solo, alcune sezioni avrebbero potuto renderle un po' più corte. Vai qua, ripara questo, ripara quell'altro.
Sono perfettamente consapevole che è realistico che se in un'astronave gigante come quella, se va tutto in malora e inizia a esserci problemi in quel settore, in quell'altro, bisogna sostituire quello. Cioè, non solo perché manca la normale manutenzione, ma perché ci sono i necromorfi che vanno in giro, incasinano il tutto. Ok, è realistico, siamo d'accordo. Però non per questo è salutare poi per il gioco e la sua longevità mettersi a menarlo mettendo tutti sti pezzi eccessivamente lunghi. Oh, e taglie. Chiuso per ordine del capitano Matthews. Sito di scavo, in teoria siamo arrivati. Vedete, mi sono lamentato proprio prima dell'arrivo. Boh, un po' di stanchezza di fine let's play sarà, può essere. Ripeto, non voglio darvi l'impressione che sto gioco mi ha innervosito parecchio, non mi è piaciuto, non fraintendetemi, eh. Ok, una bellissima schifezza alienoide. Questi li spappolo tutti perché non vorrei quella cosa in quanto madre dei necromorfi iniziasse a utilizzarli tipo burattini defunti. Immaginatevi una grottesca dance macabre fatta con tutti sti cosi. C'era un medivac là. Pure. È troppo vicini però, raga. Siamo alle ultime seccature prima del boss finale. C'è qualche altra cosa che deve fermarmi? Ok. A quanto pare mammina necromorfina non vuole essere di nuovo bloccata dal sigillo.
sapevo che saresti tornato da me. Siamo di nuovo uno, Isaac. Siamo di nuovo. Emergenza. Legami gravitazionali orbitali disattivati. Carico tettonico rilasciato. Impatto imminente. Evacuare subito la zona. Ecco in che senso siamo uno. Oh, questa invece è una cosa che mi piace molto. Finalmente questa frase ripetuta all'infinito nel corso del gioco ha una spiegazione. Siamo di nuovo uno, il sigillo che voleva tornare al suo posto. E non è una cosa del tutto spiegata, ma questa cosa mi va bene, perché è una storia che noi non sappiamo appieno, di una civiltà aliena di un altro pianeta. Cioè, sto coso è una cosa incomprensibile per la mente umana, quindi ok, tutto questo mi va bene, perfetto. Cioè, e mia moglie non esiste, ok, questo però già l'avevo immaginato. Ciclo di decontaminazione attivato. Ah, ok. Per un attimo mi era preso un infarto, mi aspettavo qualche mega trollata. Brutta troia. Isaac, sono io. Vorrei poter parlare con te. Mi dispiace. Mi dispiace per tutto quanto. Vorrei poter parlare con qualcuno. Qui va tutto bene. Non riesco ancora a crederci. È strano, una cosa così piccola. Alla fine, tutto si riduce a questo piccolo oggetto. Non volevo che andasse così. Volevo davvero rivederti. Almeno una volta. Ti ho amato. Ti ho sempre amato. Stronzetta, ti spegnerò le lampadine della spina dorsale, lo giuro. Ecco a che cosa si riferiva quando all'inizio in quel filmato aveva detto una cosa così piccola. Non si riferiva a cellule della forma di vita aliena scoperta qui nella colonia, ma al fatto che si sarebbe suicidata con una siringa o qualcosa che si stava iniettando. Non puoi dire che io sono come Cain, perché lui sapeva che sua moglie era morta. Se non sbaglio c'era stato detto che era morta da anni. E aveva le visioni perché era il marchio a manipolarlo, perché voleva tornare qui, rendici di nuovo uno. Ed è la stessa cosa che è capitata ad Isaac, ok? Anche lui è stato manovrato, ma lui non sapeva che Nicole era morta. Non è la stessa cosa. Non lo sapeva perché il filmato non era intero, e penso proprio che sia stata anche Kendra stessa a tagliare il filmato.
per essere anche lei a manipolarlo, che è una cosa che di fatto ha fatto. Mi ha anche aiutato in certi punti, ma perché le servivo in parte per i suoi scopi. Brutta, infame e zozza. Mi piace molto che il gioco invece abbia preso questa piega. Sotto questo punto di vista, la trama, che all'inizio mi sembrava un pochettino, sì, vabbè, la religione, questi qua, cazzate, 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 invece si è ripresa parecchio. Sta succedendo adesso, ora che è stato tolto il sigillo, mammina necromorfina è di nuovo attiva? E vabbè raga, se questa non è una zona pre-boss fight, non so che dire. Guarda qua quanto ben di Dio. Me lo date un save point? Oh, guarda un po' dove siamo risbucati. Eh sì, c'è un save point. C'è un negozio, c'è tutto. Ok, io mi sistemo al volo. No, non me lo dite. Ma pure qua ste riviste. Non lo so. Le pagine più piccanti della galassia. Il sogno erotico di ogni astronauta, evidentemente. Mi sistemo al volo i nodi. Non credo neanche di averne più. Invece sì, ne ho tre, ne ho raccolti un po'. Qualche cura, insomma. Ci vediamo fra un po'. Deus Ex Machina. Ok, sono pronto. No! Mi ha tolto la soddisfazione! Che schifezza mega galattica! La Stasi mi sa che non gliene frega niente, vero? Come si affronta un bestione del genere? Ok, io danneggio un po' lei, lei danneggia un po' me. Mi va bene. Tanto io ho la corazza a livello 5. Ok. No, non è ok, è stracomplicato. Non ce la faccio. Devo pure ricaricare. Sta spazzando tutto. Round 2. Ah, con la stasi posso rallentare certe parti. Vedi pacchino. Ah,
Apri il torace. Credo di fare più danni con l'arma al plasma che con le bombole esplosive. Che cacchio è quella cosa là in alto? Questa è una bella boss fight, raga, eh. Il gioco ce li ha i suoi pregi. Volevo lanciargli un ricordino finale. Dov'è il cadavere di Kendra? Posso infierire? Oh, la sua gamba. Ti è, souvenir. Stato molto insoddisfacente il fatto di vederla morire così. Cioè, è stato anche bello, ok, ma avrei voluto proprio... Vabbè, Isacco, uomo totalmente distrutto nel corpo e nell'anima e nella mente, è comunque riuscito a sopravvivere, forse, vediamo. Isaac, sono io. Vorrei poter parlare con te. Wow, che brutta giornata di lavoro per Isaac. Ok ragazzi, neanche a farla apposta, proprio in queste ultime missioni, capitoli, c'è stato modo di parlare di pregi e difetti del gioco. Quindi evito di dilungarmi. Spero la serie sia piaciuta anche a voi, però devo dirvi che in virtù di tutte ste cose che ho detto, non mi sento molto motivato a giocare Dead Space 2 e Dead Space 3. Anche perché ho sentito dire che l'uno è il migliore. Sicuramente ci sarà chi preferisce il 2 e il 3 per suoi motivi, ma parlando in generale, più o meno tutti dicono che l'uno è il migliore. E se mi ha interessato, sì, ma mi ha lasciato un pochettino con qualche insoddisfazione,
provare il 2 e il 3 proprio non... Ripeto, non sono attratto da questa idea. In ogni caso è stato un bel gioco, questo lo voglio ripetere anche adesso alla fine. E non vi preoccupate però, perché anche se non porterò Dead Space 2 e 3, innanzitutto nel canale ci sono già una marea di altri giochi survival horror, quindi vi consiglio di vederli se già non l'avete fatto. Questo ovviamente vale per chi magari è nuovo nel canale e non lo sa. E comunque al di là dei let's play passati, state tranquilli perché in futuro prima o poi porterò altri survival horror. Quindi sicuramente ci saranno tanti altri infartissimi nel canale in futuro. Ma per ora mi fermo qua. Grazie di avermi seguito. Ciao ciao!